ragazzi! Ciao! Benvenuti in questo nuovo video con i braccialetti dei Me Contro Te, il film! Sì! Questi sono gli originali braccialetti della vendetta del Signor S e oggi faremo insieme a voi un unboxing! Sei pronta, Alissa? Sì! Innanzitutto vediamo la confezione e scopriamo che costano 1,99€ ogni bustina e che si trovano in edicola. E qui possiamo anche vedere che tipi di braccialetti possiamo trovare. C'è la serie glitter, la serie normale, quella cambia colore, brillano al buio. Wow! Io spero di trovare il vecchio saggio. Era simpatico il vecchio saggio, eh? Sì, diceva sempre no e ha detto una cosa che non c'entrava niente. Beh, però gli ha dato anche un buon consiglio, io mi ricordo. Cioè che da soli si va più veloce, ma insieme si va più lontano. Ok, allora Alissa ha già tirato fuori il fascicolo. Andiamo un po' a sbirciare che cosa troviamo dentro. Esperimenti, curiosità. Oh, c'è anche un esperimento da fare con lo slime. E poi la checklist di tutti i braccialetti che possiamo trovare. Apriamo la prima bustina. Vediamo cosa c'è dentro. Wow, due cose. Il vecchio saggio, ma proprio quello che volevi tu! Al primo colpo! Che fortuna! Ma ci sono due cose, un braccialetto e poi la bustina di figurine per completare l'album della vendetta del Signor S. Sì. Vediamo che figurine hai trovato. Allora, ho trovato la faccia di lui, clone. Ah, il clone quello. Ah, sì. Questa qui è Sophie, questi qui sono lui e Sophie nel momento quando il signore si gli punta quella pistola. Ah, sì, sì. Poi c'è Perfidia e guarda il signoresse! È vero! Ma chissà se faranno il seguito del film e magari ci sveleranno anche l'aspetto del signoresse! Sì! Tu come te lo immagini? No, non me lo immagino. Proprio non hai idea di come può essere? No. Secondo te è bello, un bel ragazzo, bellissimo? Perché è uno cattivo. E quindi sarà brutto? Sì. E che bello il vecchio saggio che fa straridere. Dovresti provare a battere boom, boom, bastone per terra e vedere se appare anche veramente. Comunque io voglio vedere chi avrà trovato. È Perfidia. Hai ragione, è Perfidia, infatti il braccialetto nero cattivo. Aspetta, ma io ho trovato il braccialetto glitter, bellissimo. Wow. E queste invece le mie figurine, ho trovato un lui cartone animato, ma è bellissimo. E poi altre scene del film. Quando erano nel palco e dovevano prendere il telecomando dei cloni. Qui invece quando dovevano superare questi laser, me lo ricordo. Sì, della prova del signoresse. Questo invece è lui clone, che non so, sta mangiando lo slime. E questa è Sophie clone. Vai, apriamone altri! È il braccialetto di lui clone. Credo che questo sia il cambia colore. Vediamo se cambia colore. Immergiamolo in acqua calda. Eh sì, ha funzionato. Sì, col calore diventa più chiaro. Esatto. Speriamo di non trovare i doppioni. Allora, qui c'è il pezzo di una canzone. Me la ricordo, la canzone finale. E mamma guarda, sta per mangiare la pianta. Guarda, questo qui è un pezzo dopo quando Sophie si era bagnata tutta di slime. Ah, quando l'avevano chiusa dentro quella specie di cilindro e stava per affogare. Sì. Cosa ho trovato? Ho trovato Sophie normale. E qui cosa ho trovato? Vedo qualcosa di altro. È il Signor S! Dovevi subito mettere. Il Signor S è cattivo, però ci fa anche divertire, perché grazie a lui, lui e Sophie fanno un sacco di avventure divertentissime. Eh sì, anche se poverini mi contratteranno a faticare così tanto. Eh sì, ti ricordi quando aveva rapito Kira e Ray? Era una specie di gabbia. Guarda Sophie, lui è normale. Questo si illumina al buio. Wow! Facciamolo caricare di luce. Ok. Ora spegni. Spengo.
Sì! Wow, ma tantissimo si illumina! Wow! Bello! È bellissimo, così quando ci troviamo al buio mi vedete sempre. Infatti, oh! Guarda, vedete una cosa che fluttua. Esatto, sembra che fluttua. Eccola! È tornato il sole. Sì. Dai, apriamo tutti i pacchetti e vediamo cosa abbiamo trovato. Allora, ho trovato un pacchetto di zuccherine e il signore se però stavolta nero. Io invece qui ne ho già aperti un po' e ho trovato Sophie, la signora Marisa, la vicina di casa che li andava sempre a trovare, lui, clone. Questo è Pongo, che però all'inizio del film si chiamava Professor Cattivius. Ecco, però diventa buono perché in fondo lui non era cattivo, aveva soltanto bisogno di avere degli amici. Comunque, ne abbiamo trovati un paio doppioni. Non abbiamo purtroppo trovato Sophie clone, che era bellissimo perché era tutto glitter. Peccato, magari li troveremo nelle prossime volte che li andremo a prendere. E poi qui abbiamo un sacco di pacchetti da aprire per completare il nostro album. Ora, non li apriremo tutti quanti adesso perché sono tanti e poi ce li vogliamo un po' gustare. Però magari apriamo l'ultimo, dai. Sì. Quando si baciano per svegliare Sophie. Oh, qui abbiamo trovato un doppione. Questa la dobbiamo scambiare. Eh sì. Qui è quando lui l'ha salvata. Aspetta, ma forse non la stava baciando, le stava facendo la respirazione bocca a bocca. No, nel film, in quella scena, per risvegliarla doveva solo dargli un bacio, non il respiro bocca a bocca. Ah, non mi ricordavo. Comunque, beh, io direi di aprire anche questi braccialetti e provarceli. Ecco, qui tutti i braccialetti. E poi Alissa si è accorta che questo di Sophie non è normale, ma è glitter. Eh sì, perché i glitter ce ne sono un po' di meno. Sono un po' più rari. E noi ne abbiamo trovati due. Abbiamo trovato Sophie e lui clone. Ecco qua tutta la mia serie di braccialetti. Io me ne sono messe un po' un po'. Siamo fashion? Sì. Siamo team trote? Sì. Ragazzi, vi ricordiamo che li trovate in edicola al costo di 1,99€. Per oggi il nostro video finisce qui. Vi salutiamo tutti. Salutiamo anche lui e Sophie, che speriamo abbiano guardato il nostro video. E gli diciamo anche che Alissa è una grande fan. Sì. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao!